nell'attiva di una nave. E raccontiamoci. Poi ne abbiamo portato avanti un altro, sempre a Nicolazzi, che era ludoteca intergenerazionale, questo per tornare sempre al discorso dei giovani. E ricorderete che ci alternavamo nelle esibizioni con gli alunni proprio della Nicolazzi, i cui professori erano felicissimi di farci ascoltare il progresso che via via questi ragazzi facevano nella scuola. E questo secondo progetto si intitolava proprio Ludoteca Intergenerazionale, dove certo non è che ci mettevamo a giocare, era un modo per dire che noi volevamo creare anche lì un'atmosfera ludica, perché l'atmosfera ludica è pregnante di cultura, e avere questo scambio di esibizioni adulti e giovani. Adulti, meno adulti, c'erano anche delle ragazze, ricorderete, Dolores Scippacercole ed altre ragazze, quindi c'erano i bambini della Nicolazzi, c'erano i giovani e c'eravamo noi. Questo terzo progetto, che io ho prospettato alla municipalità e che la municipalità ci approvò, la giunta approvò, come sapete invece si intitola Napoli in canto. In questo progetto, come sapete, noi vogliamo rinverdire sempre le radici della nostra cultura partenopea in particolare, quindi della nostra canzone napoletana, quella che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, sia ricordando degli autori, sia alternando al ricordo degli autori, poesia o musica, anche le poesie di nostra produzione, di produzione dei soci del Centro Cosmopolis, soci o simpatizzanti ed amici del Centro. Vi dico questo perché nel progetto io parlavo anche della partecipazione libera dei presenti in sala. Era una forma ed è una forma di omaggio anche a chi socio non è, ma vuole esibirsi. È chiaro che poi se diventa socio ci fa ancora più piacere, ma non è determinante l'iscrizione al centro per potersi esibire, perché io penso che se c'è il desiderio di stare una calamita. Com'è? Centro una calamita che attira. Brava, la calamita che attira. Anche senza la necessità di doversi iscrivere. Questo ci tengo a puntualizzarlo, perché è una libera partecipazione di chi è presente. Detto questo, cominciamo subito, facciamo fare una. Ciao. Prima avevo fatto riferimento a Tullio, che era con noi tanti anni fa, ma naturalmente da molti anni, da diversi anni, c'è cioè, il nostro simpaticissimo Peppe Tavolo, che anche lui ci delizia con le sue, hai visto Peppe? Ti ricordi? La prima volta che l'ho chiamato mi ha detto se rompio. Però c'è sempre il sorposto, dovremmo vederci più spesso. E lei che ha preso l'accordo col sole? Lei che ha preso l'accordo col sole? Non abbiamo le mani. Io ti ho detto sempre, non mi preoccupare perché per come lì qualcuno si telefono 2-3 giorni prima, ma se poi mi sono detto, oggi io non vengo. No, non ti preoccupare perché mercoledì noi ci siamo raccomandati in modo particolare, siamo dei raccomandati di ferro, ci siamo raccomandati che il mercoledì ci sarà sempre il Beppe. Allora, scherzo a parte, allora Tullio e poi Beppe ci iniziano con il loro. È la sa casa mia, l'Italia bella, come le irtuntane terra straniera. E la sotto la cuciera da stelo, trasporto di guagnone e la moglie, e la fumeggia malinconia, pensando alla campagna che sono nata, a che la vecchia sangue di mamma mia. E a tutte cose care non passate. E tiene ben pura speranza d'ore, dove noi vuole caccia ritornare. Sagli e giù alle rapporti, ruba cuore,
piatti per vicino, chi mi supera, lo sta giù. E intanto con una maglia di rimbetto si spuzzolega la coscia del capretto e dice: dolce massa di servizio, buon appetito, buon appetito. Per la signora madre la vita è bella e le è piaciuta sempre manca poco. Viata essa che la fornacella ha delle notte e giorni in funzione. Senta niella, quarticella, con la stella è un bel sartone. E Gennaro, poverino, due lenticchie e nulla più. Vieni vicino con accento vieno, ho preso un bel comaglio sotto a cielo. Perché ci piace pure a mio marito. Buon appetito, buon appetito. 3 giorni fa nel pubblico boschetto incontro una nutrice uno splendore che aveva 2 gemelli appesi al petto, ma sono formato a uocciavo. Ha già detto: zitto zitto, sono fritto tutta in me. San Pasquale benedetto, abbi pena ognor di me. Non mi so dire il tipico che lega, faceva la vicina pranzo e cena. Io babbe tutto il bambino, un appetito. Ed anche a voi dirò sinceramente, perché a cenare andrete certamente. Appena lo spettacolo è finito, buon appetito. Sa piscuro uomo che strada di San Martino, l'amore malandrina di tassi serva, e fu appuiata un'altra o sotto sotto muro, l'amore d'indo scuro quanta peccata fa. L'amore solitaria suona d'innamorare, che stagli una bischietta, ma scende un abbracciato, senza poter parlare, come ce n'era l'evra, non ce n'ero niente. Quando c'è sta l'età, quando c'è sta l'età, morendo scura all'aria, quando lo capendo, quando tremma voce, t'ammanco ricciata. Quando non fai da stregna, una mano una patella, una bocca piccerella, che stava mussata. L'ombra solitaria, suona l'innamorata, che sbaglia una bispietta, ma scende l'abbracciata. Senza poter parlare, come ce n'era l'evra, non ce n'ero niente. Quando c'è sta l'età, quando c'è sta l'età. Le margarine, profumate e giovanile. Ogni strada la canzone, ogni casa un giardino, ogni passo una figliola, cada broglia a campanare. E casino di voi bella la favola. Qua paese vota, la tua mamma gentile, urcigliate verde sole, trattenuto sotto cielo, con mancando tutte core, sarrattete che l'amore, sanno solo le pene, sanno solo sospirare. Bravo!
Che bouquet,
Stanotte col mare
amore.